che cambia siamo noi. Fanno parte di questa Repubblica Nomade i migranti, coloro che sono disperati e che cercano un loro cammino nello spazio buio della vita, quelli che attraversano il mondo con gli occhi spalancati o con gli occhi chiusi, i sognatori, i traslocatori, quelli cui stanno stretti la vita che abbiamo di fronte e i suoi artificiali confini, quelli che non ne possono più di essere perennemente indignati e incazzati oppure disincantati, quelli che non si sono fatti distruggere dal contagio dell'odio e del cinismo dominanti, quelli che sognano una diversa società, ma anche gli antisociali, gli irregolari, gli umiliati e offesi, i terremotati, i terremotanti, i fragili, gli indistruttibili, gli illusi, gli incantati, gli inappagati. Repubblica Nomade è il nome che si è dato un gruppo di persone che ha cominciato a camminare insieme da circa 6-7 anni e abbiamo capito che eravamo una piccola repubblica ma nomade, nel senso che c'era tra di noi uno stile di vita molto repubblicano e però che eravamo dei nobili, non avevamo una patria. Noi in genere scegliamo non le località belle o tantomeno turistiche, ma finiamo a Scampia, finiamo all'Aquila, finiamo a Gela, finiamo a Sarajevo, quindi andiamo nei posti dove ci sono delle cicatrici, dei posti dove c'è sofferenza. Quindi sono cammini lunghi, però sono cammini che non hanno solo una finalità turistica o atletica, hanno una finalità anche politica in senso lato molto forte. Noi abbiamo scelto il cammino come il nostro modo di dire le cose. Il fatto che le diciamo camminando vuol dire indicare una possibilità di vita diversa. Abbiamo iniziato a camminare perché ci guardavamo attorno ed vedevamo che tutti in Italia non facevano che lamentarsi, che con questo senso di impotenza dominante, eccetera. Allora noi abbiamo detto no, ma smettiamo di lamentarci, no? Facciamo un gesto, facciamo un'azione che coinvolga il nostro corpo, la nostra mente, il cuore, la pancia, le viscere, il cervello, perché quello ci rende più forti e alla fine del cammino capiamo che siamo più forti. E quindi se lo facciamo insieme, a maggior ragione, vuol dire che noi possiamo riprendere il movimento, che non siamo bloccati, no? È una cosa strana perché non è un cammino turistico, no, però vediamo un sacco di cose che se no non si vede, vediamo la pancia dei paesi. Non è politico in senso stretto, ma è profondamente politico in senso lato. Non è culturale in senso stretto, ma è profondamente culturale in senso lato. Non è, diciamo così, performativo, ginnico, eccetera, ma è profondamente performativo. Quindi abbiamo mischiato tutte queste cose e le abbiamo fatte diventare un'altra cosa che le contiene tutte. Non avrei mai immaginato di riuscire a camminare per 1200 km, però lo posso fare, perché la nostra specie l'ha sempre fatto ed è nata per questa, no? Non solo per correre sull'autostrada senza vedere niente, ma anche per camminare lentamente dentro il mondo, vederlo e riconoscerlo come se fosse un'apparizione, come se lo vedesse per la prima volta. Quando camminiamo tra di noi ci sono le persone più varie, cioè ci sono tutte le età. Ci sono maschi e femmine con una stragrande maggioranza di donne, 75% dei camminatori sono donne. Ci sono tutte le parti dell'Italia, tutte le professioni, dai giovani disoccupati, precari, a quelli che hanno un lavoro. E noi quindi camminando creiamo una sorta di piccola società nomade e repubblicana che dimostra che tutta una serie di differenze che nella vita di tutti i giorni sono dei muri che dividono le persone si possono trasformare in una carovana che si muove insieme, no? E che non ha muri tra di sé. Ora, io non lo so
che forma può assumere un cambiamento del paese. Io ho l'impressione si possano mettere in movimento dei cerchi concentrici, no? Noi facciamo una cosa piccolissima, una piccola goccia che cade su uno specchio d'acqua e fa un cerchietto piccolo, però anno dopo anno abbiamo visto che già questo cerchietto piccolo crea dei cerchi via via sempre più grandi che si allargano, e se poi a un certo punto questi cerchi concentrici si congiungono, noi abbiamo di fronte un qualcosa di grande significato, però bisogna andare controcorrente anche rispetto a quello che abbiamo noi nella nostra testa. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.